È partita da una domanda, la riflessione del Papa a Regina Coeli del 7 aprile, domenica della Divina Misericordia, istituita da San Giovanni Paolo II nella seconda domenica di Pasqua. Avere la vita che cosa significa? Si è domandato il Santo Padre. La risposta, ha detto, la troviamo nell'incontro con Gesù. Basta fissare lo sguardo su Gesù crocifisso e risorto, incontrarlo nei sacramenti e nella preghiera, riconoscerlo presente, credere in Lui, lasciarsi toccare dalla Sua grazia e guidare dal Suo esempio, sperimentare la gioia di amare come Lui. Ogni incontro con Gesù, un incontro vivo con Gesù, ci permette di avere più vita. Invece, ha osservato Francesco, sono tanti quelli che oggi cercano la vita in altri modi. Per esempio, c'è chi riduce l'esistenza a una corsa frenetica per godere e possedere tante cose, mangiare, bere, divertirsi, accumulare soldi e roba, provare emozioni forti e nuove e così via. È una strada che a prima vista sembra piacevole, ma che non sazia il cuore. Non è così che si ha la vita, perché seguendo le strade del piacere e del potere non si trova la felicità. Restano infatti senza risposta tanti aspetti dell'esistenza, come ad esempio l'amore, l'esperienza inevitabile del dolore, del limite, della morte. E poi rimane inappagato il sogno che ci accomuna tutti, la speranza di vivere per sempre, di essere amati senza fine. La risposta la troviamo appunto nel Vangelo della Divina Misericordia. Oggi il Vangelo dice che questa pienezza di vita a cui ciascuno di noi è chiamato si realizza in Gesù. È Lui a darci quella pienezza di vita.